Il disegno di oggi riprende un pochino l'idea che avevo usato, io avevo usato in quel tutorial sulle fiamme degli Hunger Games, per cui creare un disegno di base su cui gestire una tramatura nera. Ovviamente qualcuno potrebbe dirmi che sarebbe una cosa da fare con lo stamping, peccato che è una tecnica che a me non piace, non mi dà la soddisfazione, cioè in effetti non è facile stampare bene, però io quando vedo un bel disegno e scopro che non è disegnato a mano con cura, dettaglio, eccetera, ma è una stampatura, mi viene la tristezza e chiudo la pagina. Per cui, quindi non lo faccio con lo stamping, lo faccio di santa pazienza con il mio simpatico pennellino spuntato e ottengo una base multicolor effetto che vedrete, con su un motivo a ghirigori fatto a mano con l'acrilico, col colore acrilico nero. In realtà partivo da un'idea che a questo non ci assomiglia niente. Foto. Era praticamente una nail art fatta con una base nera su cui disegnava i ghirigori in bianco e poi con degli smalti gialli dava il colore che quindi sul bianco risaltava. Io non ho smalti che non gialli, in realtà li ho quasi tutti coprenti perché a me piacciono così, quindi ovviamente per me il processo doveva essere il contrario, cioè sovrapporre il nero al colore e non il colore al nero. E quindi è venuta fuori una cosa che non assomiglia neanche lontanamente all'idea di partenza, però spero vi piaccia lo stesso. Allora, parto con una base bianca perché così diamo niente, un po' di maggior luce ai colori e poi parto con il pennello molto scarico e tecnica che ho già fatto un sacco di volte, quindi brush. Ok. Quindi ho il mio maltinto. Poi, a parte che già di per sé questo è carino, cioè giusto a pulire questa piccola imperfezione qua sotto, che vabbè, tanto si sa che scappa sempre, potrebbe già essere carino. A me l'effetto così col dry brush piace un sacchissimo, per cui sono una fan. Però, anzi, facciamo che mo lo devo. Ok, per cui volendo questo, magari due borchie di decorazione e la nail art è già fatta già così, quindi potrei dire nail art versione 1, cioè già così, perché a me piace. Ok, però in questo caso volevo fare una cosa completamente diversa, a parte tentare di non smontare la casa. Perché mi ero ispirata a una foto, poi è una tecnica che non posso replicare per mancanza di smalto, perché in realtà questa nail blogger faceva una base nera, dei ghirigori bianchi e poi colorava sopra il bianco con degli smalti gialli che quindi facevano l'effetto, però io non ho uno smalto così trasparente da colorare il bianco ma non pacciugare orrendamente il nero e quindi faccio il contrario, quindi lascio la base sotto colorata e poi un pochino come ho fatto nel video quello degli Hunger Games, se ve lo ricordate, se l'avete visto per caso, mi voglio portare le mie forme nere a coprire parte del, in modo che poi il bianco praticamente spunti come, vabbè, come sì, tecnicamente come spunta da sotto.
Ovviamente, come tutte le cose fatte con l'acrilico, prendono vita una volta che gli si dà il trasparente sopra. Bisogna pulire un attimino, però dai, che sono carine secondo me. No.